pizzichino più giusto. Fai la dichiarazione del corpo. Sì. Oggi abbiamo incontrato l'agenzia che si occupa della sicurezza delle nostre frontiere per l'Unione Europea e ci ha confermato che l'Italia ha accettato e autorizzato gli sbarchi esclusivamente nei propri porti. Ci chiedevamo come mai in Italia in un solo anno arrivassero 180.000 migranti e in Spagna soltanto 8.000, e adesso abbiamo capito il perché. Renzi ci ha venduti come nazione per 80 euro, ha autorizzato l'utilizzo dei porti italiani per gli sbarchi dei migranti in cambio di flessibilità europea per dare i suoi bonus. La Libia è una questione di sicurezza nazionale e la dobbiamo affrontare in maniera seria. Avere un Presidente del Consiglio dei Ministri e un attuale governo presieduto da quello che era il Ministro degli Esteri, che hanno autorizzato sbarchi indiscriminati all'interno dei nostri porti per qualche spicciolo, è vergognoso. Ci hanno trasformato nel più grande porto d'Europa per qualche soldo, per 80 euro per vincere le elezioni europee. Gli altri paesi d'Europa però non sembrano disponibili a dare adesso i loro porti, quindi la soluzione in questo momento quale può essere? Ma la soluzione è molto semplice: se l'Unione Europea non vuole aiutarci, Frontex ci ha detto chiaramente che gli altri paesi europei ieri hanno fatto scena muta alla domanda se vogliano o meno aprire i loro porti, e allora vuol dire che siamo soli in Unione Europea, ci devono dire che ci hanno cacciato dall'Unione Europea, utilizzeremo i soldi del contributo all'Unione Europea per finanziare le operazioni di rimpatrio, prima di tutto, di tutti i migranti economici che abbiamo in Italia e di accoglienza dignitosa a quelli che vengono e che scappano da guerre e da situazioni di conflitto. Ma e deve essere chiara una cosa: il governo dice modifichiamo Triton. Triton 3 anni fa era il più grande accordo che l'Italia avesse ottenuto in sede europea per gestire la questione dei migranti. Adesso scopriamo che l'accordo prevedeva che tutti i migranti salvati nel Mediterraneo e imbarcati nel Mediterraneo dovessero sbarcare solo nei porti italiani. E quando noi abbiamo chiesto ma che cosa succede se l'Italia chiude i porti? Abbiamo chiesto questo a Frontex. Lui ci ha risposto che la situazione è complessa, ma che l'Unione Europea si limiterebbe a ridurre gli stanziamenti per l'operazione Triton. Cioè il problema dell'Unione Europea è solo di finanziamento, non gliene frega niente della gente da salvare in mare. Ed è questa la follia. Allora, se siamo soli come Italia, abbiamo un problema di sicurezza nazionale che è la Libia, la dobbiamo affrontare stabilizzando la Libia ma anche limitando i flussi di migranti, e per questo dobbiamo anche imporre nel Mediterraneo alle imbarcazioni che stanno facendo ricerca e salvataggio un codice che non è il codice di condotta, sono leggi dello Stato che devono mettere a bordo di queste imbarcazioni la polizia giudiziaria, che devono chiedere alle imbarcazioni di rispettare i codici e quindi di non entrare nelle acque territoriali, altrimenti i porti si chiudono. Si chiudono i porti a quelli che non rispettano le nostre leggi, e le leggi le dobbiamo fare in Parlamento. Quindi noi abbiamo una proposta di legge sulla polizia giudiziaria in mare e su quelle imbarcazioni, portiamola subito in Parlamento. Una cosa è certa: noi abbiamo scoperto oggi da Frontex, parole di Frontex, che l'Italia ha dato l'accordo ed era d'accordo a far sbarcare tutti i migranti nei porti italiani. Allora, quello che allora era il ministro degli esteri, oggi è il presidente del Consiglio italiano, quello che era il ministro degli esteri di Renzi, si chiama Gentiloni ed è il primo ministro italiano, venga in Parlamento a riferire questo alto tradimento, perché questo è alto tradimento quello che hanno fatto all'Italia. Chi ha firmato letterina, ha detto chi ha firmato l'accordo Frontex? È stato un accordo bilaterale tra Italia e Frontex. Ma chi lo ha firmato da parte italiana? Il ministro degli interni, il ministro degli esteri? Ha detto che è stato firmato ed è stato accordato a livello di burocrati, che è ancora peggio, quindi non a livello politico. Ma questo non significa che abbiamo i burocrati fuori controllo, è inutile raccontarcela questa. Ci ha spiegato chiaramente che addirittura un accordo così importante, che fu celebrato come l'accordo del secolo, neanche i ministri sono andati a firmarlo. Ma non è il ministro degli interni piuttosto responsabile? Lei dice ministro degli esteri o oggi presidente del consiglio, ma è sì. Il ministro degli interni a fare questo. Se cosa. Vuole chiamiamo anche il ministro degli interni, che oggi è il ministro degli esteri, a riferire. Io chiamo il capo del governo a riferire su questa vicenda, ma deve essere certa una cosa: che quel ex presidente del consiglio dei ministri, si chiama Matteo Renzi, che gira tutte le TV in questi giorni a dire che l'Europa deve fare di più e che bisogna cambiare Triton, è lo stesso che ha tollerato Triton, che portava tutti i migranti nei porti italiani.
domani. E su questo c'è un problema di pull factor nel Mediterraneo, lo diciamo, soprattutto se ci sono imbarcazioni che arrivano sulle coste libiche, prendono i migranti e le portano nei porti italiani. La soluzione non può essere quello che sta avvenendo nel Mediterraneo e la soluzione non può essere che l'Italia sia l'unica a sobbarcarsi questo problema a livello di Mediterraneo. Se dobbiamo sobbarcarci questa questione migratoria da soli, allora tratteniamo una parte dei fondi che diamo all'Unione Europea, imponiamo le regole su quello che si deve fare nel Mediterraneo con le imbarcazioni nelle operazioni di salvataggio e soprattutto in patria cominciamo in Italia a gestire l'accoglienza in maniera differente attraverso i rimpatri. Frontex dice di essere attrezzata, l'ha detto anche nell'audizione pubblica, essere pronta a fare i rimpatri. Io devo dire che di rimpatri non ne abbiamo visti e la maggior parte dei migranti che arrivano sono economici e quelli che dicono di essere europeisti come Macron, ma con le frontiere nostre, non solo oggi ce li respingono a 20 miglia, ma dicono che non sono neanche disponibili a accogliere i migranti economici. Quindi siamo veramente in un imbuto, in una morsa, in cui l'Italia si è cacciata a causa di una classe dirigente che non è in grado neanche di gestire un condominio, figuriamoci di gestire l'Italia. Quindi scusi, dopo questa diciamo giornata, le vostre posizioni sui migranti si avvicinano a quelle della Lega Nord? Guardi, la Lega Nord ce l'avete qui da quanti anni in questo Parlamento europeo? In quanti anni è in Parlamento? Quanti anni ha governato questo paese la Lega Nord? Ha approvato e ha autorizzato il regolamento di Dublino 3, oggi di Dublino 3, i regolamenti Dublino precedenti, che sono quelli che stanno schiacciando l'Italia, perché tutte le persone che arrivano non possono varcare i nostri confini per andare nei paesi dove vogliono andare loro. Allora, la Lega Nord, come Matteo Renzi, come Berlusconi, sono dei partiti, sono dei leader politici che hanno avuto la loro occasione di governare e non hanno risolto il problema. Adesso mi fanno ridere che o stanno all'opposizione o addirittura stanno fuori dalle istituzioni e propongono delle soluzioni. Le soluzioni le conosciamo tutti, il problema è la credibilità di chi le propone. Questa gente non ha nessuna credibilità per venirci a dire adesso dobbiamo cambiare Triton o adesso dobbiamo prendere altre decisioni nel Mediterraneo. Avevano la loro occasione al governo e ci hanno restituito il bombardamento della Libia, il centrodestra, Triton, il centrosinistra. Sulla proposta hanno legato agli 80 euro la flessibilità degli elementi per... Mi prendo tutta la responsabilità di dire che quella cosa che è stata decisa sulla missione Triton di far approdare i migranti nei porti italiani è legata alla maggiore flessibilità concessa al governo in quei giorni. Ce lo confermano anche ex ministri del governo PD come Emma Bonino e Mario Mauro, che erano ministri degli esteri e della difesa del governo Letta prima dello stai sereno di Matteo Renzi. Ecco, sulla proposta di Emma Bonino di rilasciare visti umanitari di un anno che possono consentire, guardi, ai migranti di andare negli altri. Io dico una cosa molto semplice: se veramente noi vogliamo cominciare a fermare e a chiudere la rotta del Mediterraneo, io chiedo agli altri paesi europei di fare come Unione Europea una cosa molto semplice: punti di primo approdo su suolo africano. Io che voglio andare in un paese europeo ne faccio domanda, se ci sono i requisiti prendo un biglietto aereo e vado nel paese europeo che ho scelto. Scommettiamo che in Italia nessuno ci vorrà venire? Scommettiamo che le richieste di questi che scappano da carestie, che scappano anche da guerre, sono tutte per altri paesi europei? Scommettiamo che se istituiamo le agenzie europee su quei territori nessuno vorrà venire in Italia? Allora, se vogliamo aderire a queste proposte, che magari non sono corridoi umanitari tecnicamente parlando, ma assomigliano a quelle proposte, facciamolo come Unione Europea. Vediamo se sono disponibili gli altri paesi a cominciare a fare un po' di solidarietà europea, cosa che io non ho visto. Ma dove in Africa? In quali paesi? Nei paesi stabili, non in quelli instabili. Tunisia. Possiamo, scusate, abbiamo aperto all'olio tunisino, abbiamo aperto alle arance marocchine, questi paesi potrebbero benissimo collaborare con l'Unione Europea visto che stanno facendo affari senza dazi nel nostro mercato unico. Il problema è che questi paesi noi gli abbiamo aperto le nostre economie, ma allo stesso tempo non stiamo ricevendo lo stesso aiuto dal punto di vista della solidarietà. Spiego anche un'altra cosa, cioè, anzi mi chiedo un'altra cosa: perché i porti tunisini non sono sicuri, però allo stesso tempo l'olio tunisino è sicuro per entrare nel nostro mercato senza dazi e quindi stiamo dicendo che ci sono le normative del lavoro, le normative delle imprese sostenibili per il nostro mercato? Io penso che su questo dobbiamo cominciare a essere meno ipocriti. L'unico modo per sopravvivere a questa questione dal punto di vista politico è non essere ipocriti, e l'Italia è stata ipocrita per troppo tempo. Le vorrei fare una domanda sui porti.
Io vorrei capire, sì, d'accordo che volete fermare, cioè, in territorio africano, sono delle idee venire. Sì. Però mentre arrivano i flussi, cioè dal punto di vista del Movimento 5 Stelle, voi sareste favorevoli all'idea di dire, a certo punto, chiudiamo i porti perché non possiamo più prenderne, cioè, su questo fronte? Il Movimento 5 Stelle è d'accordo a chiudere i porti per quelle imbarcazioni che non rispettano le regole del Mediterraneo. Detto questo, noi vogliamo affrontare questa situazione sapendo prima di tutto quale sia il punto di partenza, cioè siamo nell'Unione Europea oppure no. Ce lo dicano, ce lo hanno detto ieri col silenzio assenso di fronte a Legeri quando Frontex ha chiesto se fossero disponibili ad aprire i porti, ma adesso dobbiamo arrivare alla resa dei conti dal punto di vista dell'europeismo. Siamo europeisti oppure no in questa Unione Europea? Dopodiché, per noi le leggi si devono rispettare, quindi chi varca le acque territoriali libiche, chi spegne il transponder per andare fino alle coste libiche, chi delle imbarcazioni ONG non ha la polizia giudiziaria a bordo o non rispetta quelle che sono le regole che vogliamo inserire attraverso le nostre leggi, non può entrare nei nostri porti. Senta, Leggeri oggi ha detto che molto spesso le imbarcazioni vengono lasciate a motore spento anche nelle acque libiche. A questo punto noi siamo pronti anche a lasciarli alla deriva, cioè ci potrebbe essere un costo. Guardi, questo è un meccanismo che noi dobbiamo, secondo me, comprendere nella misura in cui, se ci sono delle imbarcazioni, e tu lo sai, che ti aspettano alle acque territoriali libiche, tu scafista organizzi dei viaggi con meno oneri, quindi non metti il motore all'imbarcazione, le scorti con le moto d'acqua, come abbiamo visto in alcuni video, non fornisci neanche le acqua o cibo a quelle persone che erano sulle imbarcazioni, le scorte d'acqua, le scorte di benzina, non c'è niente, si trainano le imbarcazioni fino alle acque territoriali libiche perché si sa che lì ci sono le imbarcazioni che prenderanno quei migranti, si chiama pull factor. Allora, se noi vogliamo ridurre questo fenomeno, dobbiamo cominciare a comunicare quello che ha deciso l'Italia anni fa, che era almeno quello di arretrare le imbarcazioni, in modo tale che è più difficile compiere il viaggio. Non sto dicendo che lo scafista si faccia qualche scrupolo, non mi fraintendete, ma il pull factor esiste e si riducono le partenze se è più difficile arrivare ad un'imbarcazione che si trova nel canale di Sicilia anziché a ridosso delle acque libiche o addirittura, l'abbiamo visto dalla mappa del New York Times, ci sono le imbarcazioni che arrivano fino alle coste libiche. Allora, io dico soltanto una cosa, oggi abbiamo scoperto le cose gravissime qui, delle cose che ci ha confermato Frontex e che vedono complice il governo del Partito Democratico italiano. Adesso o ci rispondono per questo alto tradimento che hanno compiuto nei confronti del popolo italiano, oppure noi siamo pronti a depositare una mozione di sfiducia. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie.